Radio Mu, la radio che vedo io e che ascolti tu. Notizie dal mondo. Cari amici di Radio Mu, anzi no, di Radio Bu, di Radio Bao, oggi sono in Alto Adige, in Alta Badia, e se vedete bene questo cartello cosa c'è scritto, è dedicato agli amici a quattro zampe, ai cani in particolare chiaramente. Allora si ricorda di raccogliere gli escrementi, si ricorda di tenere i cani al guinzaglio e tante altre cose. È quello che bisognerebbe fare anche in città. Comunque adesso vi faccio vedere una panoramica di dove mi trovo in questo momento. Siamo sopra San Cassiano, a un posto veramente bellissimo in cui i cani stanno molto bene, e dedicata ai cani, eccolo qua il mio cane che si sta divertendo un sacco. Ciao Radio Bu! Beh, prima ho parlato dei cani, ma non dimentichiamoci anche degli uccellini e degli scoiattoli e degli altri abitanti del bosco. Qui trovate infatti una bella casetta dove possono ritrovare riparo nelle giornate fredde e di pioggia. Prima ho fotografato una casetta sull'albero come rifugio per gli animali del bosco, ed eccoli qua, sono tantissimi, a parte gli uccellini, gli scoiattoli, le farfalle, i gufi, le civette, insomma c'è di tutto in questi boschi dell'Alto Adige. Ma non ci sono solo animali da proteggere, da tutelare, ci sono naturalmente anche le piante dei boschi, e anche qui vedete che bellezza, che meraviglia questi fiori, e si trovano tutti camminando ai piedi di queste montagne bellissime in Alto Adige. Bellissimo! Ballo offrendo da signori gelati in coppe di cristallo. Vorrei che ci clamini e non ti scordar di me facessero l'inchino, bevessero con grazia il loro tè. Vorrei danzar con loro, essere principessa coi miei capelli d'oro. Io credo davvero a quel che dici tu, e questa notte spero che i fiori ballino in tutto. La famiglia Coniglietti. La famiglia Coniglietti è in festa. Arrivano i nonni! Di ritorno da un viaggio, nonna Filippa e nonno Gelsomino portano un sacco di storie interessanti e un grande pacco colorato. Nonni, raccontateci le vostre avventure nel paese di Carotopoli! Strilla il coniglietto Fiocco di Neve sbirciando il paccone. Un momento! I nonni adesso si siedono in poltrona e si riposano. Dopo ci racconteranno tutto. Così, mentre i coniglietti aprono il pacco che è pieno di palloncini colorati, papà Coniglietti offre ai nonni viaggiatori un bicchierino di distillato di carota. Intanto, mamma Coniglietti è a buon punto con la cena. Un profumino di sformato di carote al forno si spande per la casa, mentre in un angolo riposa la torta. «Chi taglia la prima fetta?» chiede Coniglietto Bafforitto. «Quel golosone di nonno Gelsomino!» scherza nonna Filippa. Due ore dopo, quando i nonni sono tornati a casa loro, la famiglia si riunisce per rievocare il loro magico racconto. «Mamma, cosa hanno visto i nonni a Carotopoli?» «Calma, coniglietti!» risponde la mamma. «I nonni a Carotopoli hanno potuto assaggiare il cibo più buono del mondo, il cioccarota. Metà carota e metà cioccolato.
I coniglietti si addormentano e sognano montagne di ciocca rota a perdita d'occhio. Fa rima con discorso, con morse, con percorso, persino con rimorso, ma chi lo sa chi è? È l'orso Bobbo, l'orso che piace molto a me. Vive nella foresta, pensa con la sua testa, coperto di pelliccia, forse un po' troppo riccia. È Bobbo, orso vivace, l'orsetto che ci piace. Fa rima con concorso, con torse, con rimborso, persino con soccorso, ma chi lo sa chi è? È l'orso Bobbo, l'orso che piace molto a me. Vive nella foresta, pensa con la sua testa, coperto di pelliccia, e forse un po' troppo riccia. È Bobbo, orso vivace, l'orsetto che ci piace. Si rincitrululiscono in primavera. Per esempio, tu te ne vai passeggiando, pensando ai fatti tuoi, senza curarti di guardare a sinistra o a destra, quando tutto ad un tratto il tuo sguardo si posa su di un musetto grazioso. Ti cominciano a tremare le ginocchia, ti gira la testa, ti senti leggero come una piuma e prima che tu te ne accorga navighi fra le nuvole. Ed è allora che cominci a fare follie e perdi completamente la testa. È spaventoso, mamma mia, terribile. E questo non è tutto. Può accadere a chiunque. Farete bene a stare attenti. Può accadere a te, a te. E può accadere perfino a te. No, 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 no. Io non ci casco di certo. Neanch'io. E neanch'io. Ci sono mucche con mucchi di macchie, mucche muccate, mucche pezzate, macchiate in nero come cornacchie, oppure di
bianco tutte spruzzate. Ma la mucchina di questa canzone non ne aveva nemmeno una. Lei ci pensava in continuazione, considerandola una sfortuna. Mucca po'. Così un bel giorno la mucca smacchiata fece fagotto e se ne andò via. A cercar macchie se n'era andata lontano dalla fattoria. La nostra mucca era lontana, era finita in terra africana. Il primo incontro fu quello con Faffa, che poi sarebbe una giraffa. Mucca po'. Alla mucchina una macchia donò, ma era grande, lei disse di no. Grazie lo stesso, ma bene non va. La mia ricerca continuerà. A un certo punto le cadde lo sguardo sul dorso a macchie di un grosso leopardo. Ma erano macchie bucate nel centro, lei le voleva nere anche dentro. Il leopardo fu presto archiviato, poi una zebra incontrò nel prato. Una sua macchia la zebra le offrì, ma la mucchina non disse di sì. Le macchie tue sono lunghe e strette, non sono quella che se le mette. Dopo la zebra lei ringraziò ed altre macchie a cercarsene andò. Mucca po'. Cerca che cerca, le macchie non trova. A casa sua lei vuole tornare, ma prima tenta un'ultima prova. Nell'India immensa vuole passare. Trova un pavone che alla pavona mostra la coda facendo la ruota. La nostra mucca un po' si emoziona e quella coda ovviamente lei nota. Mucca po'. Ci sono macchie ma sono pennute, non sono adatte alle mucche smacchiate. Quel che ci vuole ed è sincera è una macchia autentica e vera. Ora la mucca è tornata qua senza macchia e senza paura, ma tutta bianca non rimarrà, di questo lei è davvero sicura. Mucca po'. Ogni animale in un baleno prende un pennello e dei colori, così in un lampo più o meno diventa una mucca figlia dei fiori. Lei non è più mucca smacchiata, è mucca pop, la stracolorata. È una fantastica opera d'arte che non si è vista nemmeno su Marte. Radio Mu, la radio che vedo io e che ascolti tu.